Che cazzo è stato? Salve a tutti signori, eccoci qui con un nuovo unboxing cinese. Quest'oggi, come vedete, mi è arrivato un topolino datato 2008. È la versione speciale di Ratatouille. E come potete vedere, qui c'è scritto Annusa e Vinci. E non c'è da grattare, credo che... Insomma, non sa che non so più di un cazzo. La mia puttanata l'ho detta. Mi manca il taglierino. Che cazzo è? Allora, il primo oggetto che vado a prendere dalla catastina, che voi direte, ma Alex, ma non è che sia grande come quella delle altre volte, cioè guarda qua che schifezza, hai comprato 2 euro, ma io non è che compro le cose in funzione di fare questo video. Qui dentro, in realtà, voi non potete, io posso perché posso tastare, ma voi non potete sapere cosa c'è qui dentro. Non sapete! Allora, vedete, questa qui, questa tipo di... cintura qui praticamente unisce le qualità di una cintura senza i buchi, cioè quelle tipo che mettete dentro, fate una specie di nodo così e tirate, potete regolarle dove volete, infatti questa è regolabile dove volete, più quella di una con i buchi che magari tiene molto di più e magari anche un po' più carina. Infatti questa qui, che vabbè è assolutamente bellissima, pensavo di averla ordinata grigio, invece l'ho ordinata scatarrone. Voi direte, come cazzo funziona? Ma è semplicissimo, basta che mettete dentro un punto qualsiasi e un buco. Un punto qualsiasi. Guardate qui. Plaf. Tac. E se vi si rompe potete staccare questa parte, tirarla indietro, l'ho già fatto sulla mia, quindi questo è veramente, magari adesso l'ho un po' disallineato perché non sono dritto, però insomma, questo qua, se non mi parte in faccia, da un mese, praticamente vado in giro con le braghe calate perché devo fare l'unboxing dei cinesi. Secondo oggetto, questi qui... Ma che cazzo ve lo dico a fare prima? Cioè adesso aspettate un secondo. Dio, io quando fanno il doppio imballo... Remove the plastic cover... No, pensavo di usarli così, imbustati. Sono praticamente dei pad, si chiamano Fixate Gel Pad. Sostanzialmente voi, da una parte, penso siano appiccicosi, esatto, dall'altra, un po' meno. In sostanza, se voi lo appiccicate qui, potete metterci il telefono. Anche perché per vedere i video tutorial quando sono qui sul mio banco dei droni, questa potrebbe essere una cosa molto molto comoda. Mi sembra anche... strong. Poi ce n'è uno triangolare, così... So, questo potete mettere qui sull'angolo, no? Ma come li imbustano? Se li mettono su un... così, un piano e fanno... Dovrebbe essere, in teoria, un trucco di magia che richiede praticamente solo sta roba e un sacco di istruzioni. Perché, ovviamente, un trucco di magia... Eccolo qua il trucco. Ah, qua c'è altra roba ancora che è lì, proprio nascosta, ma da infami. Questo è un magnete, un magnetino, insomma, avrà la sua logica, ma immagino, infatti. Ok, ok, al prossimo. Questo qui, signori, questo qui lo ammetto, l'ho comprato esclusivamente per farvi vedere che stronzata è. Allora, in teoria, e dico solo in teoria, questo qui è una specie di robottino molto stupido che scrive con 3 penne. Non vedo istruzioni particolari su come fare. Non mi ha neanche dato la batteria. Ma c'è da saldarselo? Oh Gesù! Ma duro cazzo! Cioè guardate... Uè. Allora... questo qui è un motorino. Questi qui sono degli occhi traballanti. I 3 famosi pennarelli. Questo è quello che dovrebbe fare. Ma cosa fai? Cosa volevo spegnere la registrazione? Ma lo fai dopo, lo monti dopo, lo facciamo dopo. Ok, eccoci qui. L'ho... saldato, come vedete, a regola d'arte. Quella lì è la mia batteria. Ora toglierò questi 3 pennarelli e andrò al test. Assicuriamoci che sia su off, anche perché la vedo dura poi di cercare di spegnerlo. Vabbè, insomma, troveremo il modo.
Questo è... Aia! Lo so, della batteria non lo vedo molto... Vabbè. Come vedete sembra fare il naso, tipo così. Eccoci qui. Vabbè. Faremo questo qui. Qui. Questo qua è proprio il mio nastro da positivi. Si balla. Ma guardate, guardate! Oddio, no! Come faccio a fermarlo? Cioè, voi fermereste una cosa del genere? La più grande stronzata che abbia mai comprato da AliExpress, veramente, davvero, veramente, sarò sincero. Io tolgo lo sbilancino. Se ne incazzo di niente. Allora, io qua sopra ci scrivo. Uè, vi dirò di più, lo sbilancio proprio, guardate, lo metto un po' così. Questo lo accorcio. Così lo metto. Ah! Presentiamo così. Vediamo cosa succede. E... Fermo! Fermo! Cioè, guarda che cazzo, però. Si è tolto lo sbilancino, credo. No, 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 stavo scherzando. Poi, in teoria... è già aperto! Questo qui è un altro robot ancora! Allora, qui intanto... parliamo di... Come vedete abbiamo due... Sven Burns. Qui parliamo e come di qualcosa di più serio, anche perché va interamente saldato, quindi io col mio nuovo fantastico TS100, che può insomma non sembrare da qui, anzi può sembrare una penna da qui, cioè così, però io non lo prenderei da qui, è un saldatore della Madonna e vi devo assolutamente far vedere una cosa in merito. Guardate quando lo collego. Bene, detto questo, qui guardate, abbiamo un percorso che immagino, insomma, si possa disegnare nella maniera che vogliamo. E lui, ah, ecco qua con lo schema elettrico in cinese, però insomma, vabbè, ne verrò fuori. Dovrebbe seguire questa linea, questo circuito molto entusiasmante, pieno di complicatissime curve. Se vedo dei cavi, vedo un diodo, vedo dei transistor, vedo un condensatore, vedo dei LED, vedo degli switch, vedo tutto. Eppure non c'è scritto nulla di come si fa a montarlo. Ok, eccoci qui con la prova ufficiale di questo cosetto. Come vedete, saldato tutto interamente a mano da me. Vede il percorso tramite questi sensori qui, che in teoria vedono, penso, la luce che emana il LED riflessa, ma non sono sicuro, non capisco come faccia a capire il percorso. In ogni caso, sembra una cosa molto basilare. Via. No. Se non è la macchinina che si muove sul percorso, sarà il percorso a muoversi sulla macchinina. Vabbè, ci abbiamo provato. Ultima cosa che è strano che... Aspetta, è l'ultima davvero, aspetta. Ah, sì. Strano che non me l'abbiano fermata in dogana, perché, signori miei... Soldi! Analizziamoli. In realtà sono abbastanza falsi, anche perché... Io, che ricordi, i 500 euro non hanno scritte cinesi sopra, potrei essere smentito. Non hanno questa fattura proprio da carta del cazzo. E niente, adesso che ho speso 2 euro per sta stronzata, posso anche fraccarmeli in quel posto. Voi praticamente mi date 2000 euro, io vi do 1, zitti, 2, zitti, 3, mi rovino, 4 no. Vi do di più, vi do 500 China coin e voi potete comprare da questo mio sito, che non è uno schema piramidale, dove ultimamente potete comprare un Mobula 7 HD che ha un valore di 500 euro e a vita reale potete comprare con soli 500 China coin. Quindi ciò significa che praticamente vi costa un pelo meno e comunque c'è solo quello sullo storno, c'è altro, però io vi consiglio vivamente di convertire subito tutti i vostri soldi in merda. Bene, signori, credo di aver detto abbastanza. Quello che avete visto qui farà parte di un video futuro, così come farà parte di un video futuro, scusate, lì nel cestino, il mio drone, quello grosso da 5 pollici, chi capisce di drone sa che cazzo vuol dire. Questo pare una stronzata, costa 140 euro. Perché? Perché costa così tanto?
non viene il dubbio, non sembra una stronzata da discount, perché non sei te una stronzata da discount. E il motivo non si spiega semplicemente così in due parole. Voglio parlarvi del mondo dei droni FPV e vi parlerò del mondo dei droni FPV. Sono in corso in talmente tante sfighe e aneddoti interessanti con cui insultare i siti cinesi che io penso ne valga veramente la pena di parlarne, ma non è oggi, non è il momento. Per oggi io vi saluto e ci vediamo al prossimo unboxing.